Buonasera, a nome di Biblioteca Sala Borsa ringraziamo Feltrinelli Editore e la Feltrinelli Librerie per aver contribuito alla realizzazione di questo incontro e diamo il benvenuto a Alessandra Sarchi e Cristina Comencini. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono molto contenta, anche emozionata di presentare questo libro, Flashback, di Cristina Comencini, che voi tutti conoscete, quindi io non la presento, si presenta da sé, perché è un libro che è costruito in una maniera molto interessante, cioè sono quattro storie legate da quelle che solo apparentemente uno potrebbe dire è una cornice, cioè un intervento dell'autrice che si tuffa all'interno di queste storie, che sono storie di quattro donne in quattro periodi diversi. Però, dicevo, non è solo una cornice, perché le cornici sono una cosa esterna, no? Qui invece quello che succede è appunto una perdita di memoria, quella che l'autrice giustamente chiama in termini clinici un'amnesia globale, per fortuna transitoria, che funziona un po' come una porta del tempo, no? Che apre nel momento in cui avviene all'autrice, apre verso una temporalità diversa e soprattutto, e lo dice in una pagina molto bella del libro, verso una cancellazione di quelli che sono i limiti dell'identità individuale per aprirsi ad altre possibili identità, ad altre possibili vite. E questo è già un dispositivo narrativo, secondo me, molto interessante. E però, prima di addentrarci all'interno di queste quattro storie e anche per introdurvi il libro, mi piacerebbe chiedere all'autrice qual è stata la sua prima reazione di fronte a queste perdite di memoria, cioè uno si sveglia, a un certo punto si sveglia oppure si trova in una situazione in cui non sa più chi è, dov'è e cosa sta facendo e ha come cancellato i connotati della sua vita precedente. Qual è stata la reazione e come, e perché questa è la cosa secondo me più interessante, da questi episodi apparentemente insomma di smarrimento e non piacevoli, diciamo così, si è arrivata alla scrittura. Buonasera. Allora, questo libro l'ho scritto 4 anni fa in 4 anni, per cui è il libro nella mia carriera più lungo e anche più complicato e che ha richiesto molto lavoro. Queste amnesie che ho avuto sono reali, le ho avute 4 volte e avvenivano in un periodo della mia vita privata molto difficile, per cui sono state poi collegate a qualcosa che oggi in maniera cliché diciamo stress, cose di questo genere. Ma sono state esperienze fantastiche perché in realtà io di colpo, per quello che poi mi hanno detto chi era con me, durava un minuto, massimo un minuto e mezzo, però a me è sembrato lunghissimo, non avevo più il senso della mia identità. Cioè dopo, quando mi riprendevo, sentivo di avere vissuto qualcosa e mi sentivo che ero viva, che avevo attraversato quasi un'esperienza che non riguardava me. Da questi lampi così, questa esperienza che nel vuoto si fanno i romanzi, credo che tutti gli scrittori e gli scrittrici quando si mettono a scrivere al computer hanno questa esperienza in qualche modo di essere invasi dai personaggi. E in questo caso era molto più forte, più strano, più incredibile. E mi sono apparse, io racconto nel libro come escono, cioè come poi si ricostruiscono, perché ovviamente poi c'è il lavoro letterario, c'è stato il lavoro di ricerca, c'è stato il lavoro che incredibilmente scoprivo un dettaglio che mi portava a questo personaggio e questo era veramente, aveva vissuto in quel periodo e faceva quelle cose. E ho cominciato a ricostruire queste esistenze, sono 4, mischiate la mia, mi sembrava naturale dato che erano avvenute in un vuoto, ma non l'ho fatto io, sono loro
che con la loro vita mi richiamano continuamente la mia. È come se fosse il concetto contrario dell'autobiografia, cioè sono questi personaggi che sono legati a me e che io racconto a tratti dentro la loro storia questo legame. Per cui in realtà possiamo dire che è un libro che ha quattro personaggi più uno. E mi sono anche velocemente mi sono apparsi questi quattro momenti rivoluzionari, le quattro grandi rivoluzioni che in fondo sono quelle come in un filo che sentiamo tutte come vicino, come qualcosa che ha formato anche le nostre storie. E così era, e io l'ho seguito, però è stato un lavoro grossissimo perché ho dovuto ricostruire e lavorare sui periodi storici, però anche sulla vita di ogni giorno in quei periodi, cioè sul modo di vita. E questo è come è avvenuto. Poi, se vuoi, parliamo dei personaggi e anche del, perché quando fai una cosa te ne accorgi poi dopo. Adesso sto presentando il libro in tutta Italia e capisco a mano che parlo anche col pubblico il senso del libro, il senso del perché di questo libro. È interessante perché da questo romanzo si capisce una cosa che non solo gli scrittori, ma tutti noi, insomma, sperimentiamo nella vita, cioè il fatto che sappiamo delle cose senza saperle, no? Cioè a un certo punto, questo è anche forse una delle verità che le neuroscienze, no, stanno portando alla luce, no? Che nel nostro patrimonio non c'è solo la memoria dei geni, il colore dei capelli, la predisposizione alle malattie, ma c'è molto altro, cioè noi ci portiamo la memoria delle vite che ci hanno preceduto. E questo è un libro di vite precedute, un libro di antenate in un certo senso, no? Anche se forse l'ultimo personaggio è quello più vicino, perché come vi dicevo sono quattro donne in quattro momenti diversi. Io andrei anche nell'ordine in cui si presentano e partirei appunto dalla prima, Scarpette Rosse, l'ho chiamata, ma in realtà insomma, che è una figura tanto interessante perché ognuna di queste quattro donne riveste una casella della femminilità e lei è la figura, insomma, della femminilità per eccesso e che va fuori dalla società perché la prostituta, una prostituta d'alto bordo, ma comunque sempre una prostituta. Ci racconti un po' questa figura, com'è nata e soprattutto la cosa che io trovo interessantissima di lei è che pur essendo forse uno dei personaggi più umili nella scala sociale, è il capitolo che è più ricco di riferimenti letterari e questa è una cosa che mi ha molto colpito. Vedi, tu me lo dici, io non l'avevo realizzato che era così. Ma c'è questa Cocotte che è una figlia illegittima. Se uno va dentro la storia delle persone, in certi particolari momenti, ma in generale, scopre delle cose che non avevamo neanche l'idea. Cioè la maggioranza delle persone, delle donne, degli uomini che non erano in famiglia, moltitudine, erano tutti figli illegittimi. Lei era una figlia illegittima come tutti, perché tutti gli uomini avevano una moglie, andavano con altre donne e facevano altri figli. E questi figli erano illegittimi. Lei è una di queste ed è la figlia di una prostituta, messa al convento, poverissima, messa in convento dalle suore, dove le accade di tutto. Però lei il lavoro lo fa in un altro modo, lo fa con una grande eleganza, da demi mondaine, come se fosse una cocotte molto elegante, e anche applica quei 10 comandamenti, che sono i 10 comandamenti della cocotte, di cui l'unico era non devi dare piacere e non devi risentirne, che è quello che ha governato la sua vita. Anche questo è parte della mia cocotte, ma l'ho letto, sono delle donne che hanno vissuto scientificamente la loro, diciamo, carriera di seduzione. E nel capitolo c'è anche questa amica fotografa che è il contrario di lei, perché è una donna che fa la fotografa, come ce ne sono in quel periodo, bravissime, ed è una vergine, semplicemente che è brutta, cioè nasce e si sente brutta, e dunque non ha nessuna... E tra queste due che vivono questa amicizia assolutamente molto di due estremi,
si mette la Comune di Parigi, cioè la prima grande rivoluzione, diciamo, marxista, e loro di colpo tutta la loro vita, tutto quello che loro hanno pensato, il fatto che sono figlie illegittime, che non hanno avuto diritto a niente, sentono che è arrivata la loro ora e dunque si gettano in questa cosa, ma non è arrivata la loro ora e non arriva per molto tempo ancora. Lei è perché in questa rivoluzione si sente attraverso la loro esperienza che qualche cosa mancava e loro due sono la rappresentazione di un punto di vista e di una identità che non aveva ancora posto in quella rivoluzione. Sì, come non avrà posto un'altra figura femminile nella rivoluzione, se non un posto che poi appunto tu ci spiegherai, del personaggio del racconto successivo, che è Sofia. Sì, in realtà è un romanzo intero, sono delle storie in cui scorre sempre, io le leggo insieme, ma poi si capisce andando avanti, questo mi dicono adesso chi lo legge, si sente il perché sono parte di una genealogia e raccontano una storia di tutte quante. È come se fosse una storia raccontata con sinfonie, con cose diverse di un medesimo piano musicale. E Sofia è appunto la seconda parte ed è lì nasce anche, io racconto anche il mondo di mio padre, il mondo dove sono cresciute, i riferimenti culturali, il cinema, la pittura, e dunque lì nasce Sofia da questa grandissima passione che avevano in mia famiglia per Tolstoi. Non erano gli unici al mondo, però loro avevano una specie di attaccamento religioso a Tolstoi, alla casa russa lì dove si andava quasi in pellegrinaggio e così. E io ho letto alla biografia di Troyat, che era bellissima, e dunque io ho letto moltissimo, però anche ho letto questo diario di Sofia, la moglie, che ovviamente aveva una visione del marito un poco particolare, che non era così semplice, perché gli ha ricopiato tutti i libri e poi sappiamo come è andata a finire. E sei così, volte Guerra e Pace, scritta a mano, sei volte lo scriveva poi. E l'ho dato il nome a questa ragazza, una ragazza che poco prima della rivoluzione d'ottobre è un'aristocratica, ha la casa vicino a Tula, vicino a dove l'aveva Tolstoi, e va a San Pietroburgo nel palazzo della nonna perché vuole fare l'attrice. Si trova nei giorni più infuocati possibili, immaginabili, e conosce due ragazzi, di cui uno per me, che si chiama Sergei, e Sergei Eisenstein se vogliamo, e un altro è un attore che lavorava con lui. Si innamora di tutte e due in realtà, solo che con uno ha la vera storia d'amore, e in quei giorni infuocati lei rimane incinta. Dunque, se vogliamo, avviene la cosa che in quei momenti non deve avvenire, solo che avviene sempre, perché nelle rivoluzioni e nelle guerre i bambini nascono sempre. E dunque lì lei comincia a guardare quello che le accade intorno da un punto di vista molto particolare, perché la casa viene invasa dagli sfollati, dai soldati, e lei abita con i loro due in questa soffitta e deve proteggere il suo bambino, cioè lei deve farlo nascere, deve nutrirlo. E dunque lì però vede tutto quello che c'è intorno, per esempio vede, incontra una contadina, per me questo è il dato più forte, che c'è stata la guerra, comincia la guerra civile al nord, entra nella casa e ha un bambino come lei, solo che dalla paura gli è andato via il latte, e lei decide di allattarli tutti e due. Cioè la rivoluzione che lei vive è una rivoluzione che ha caratteri di lentezza, di profondità e umana, mentre fuori c'è quel turbinio gigantesco che c'è, e fino alla fine, sono un racconto tutta la storia, ma fino alla fine in cui io ho capito anche di questo periodo tanto seguendo lei, seguendo la sua esperienza. Tra l'altro in questa parte del libro, che come sempre vede l'intreccio della tua vicenda, delle tue riflessioni come persona, come autrice, e delle vicende di questo personaggio che racconti, Sofia, c'è anche un momento di riflessione critica sulla grande fascinazione che
molti intellettuali hanno avuto per la rivoluzione russa. E poi anche, come dire, lo sguardo critico che a un certo punto si è dovuto adottare su quella stessa rivoluzione, perché forse appunto non è stata così, non ha avviato effettivamente un processo democratico quale lo si sperava. Beh, la rivoluzione per definizione poi è incontrollabile, e lì c'è stata questa presa della storia dei bolscevichi e di Lenin, che ne hanno fatto diventare la rivoluzione, era la loro programma, cioè di farla diventare una rivoluzione comunista, e ci sono riusciti. Poi ovviamente va tutto come sappiamo che è andata, però quel momento crea in tutti un'illusione incredibile. Questo è interessante, loro ci credono totalmente, giustamente, forse come avremmo fatto noi in quel momento, solo che lei, siccome le accade questa cosa incredibile di aspettare un bambino in piena rivoluzione, ha una visione sui fatti che la mette in guardia più degli altri, e questo è rimasto fuori dalla storia, cioè fuori dalla storia è rimasto questo punto di vista che è delle donne spesso, cioè potrebbe essere anche il personaggio di Eisenstein come artista, comincia a intuire delle cose che bisognerebbe guardare di più, però per lei è inesorabile, cioè lei sente che quello che sta facendo, perché poi avrà altri bambini, poi incontra, ha tutta una sua storia, fa la scuola per i contadini, lei sente che c'è qualche cosa dell'individuo, qualche cosa di lei, della sua esperienza, che rimane fuori anche da questa, e dunque è un'altra rivoluzione a cui manca un pezzo. Poi l'abbiamo visto il pezzo che mancava a tutti. Sì, però questo che dicevi è secondo me proprio uno dei motivi che lega tutto il libro, cioè il punto di vista di figure femminili, quindi non protagoniste dei grandi fatti, non protagonisti delle battaglie, non protagonisti delle barricate, salvo che, vabbè, in realtà le prime due sulle barricate ci finiscono anche, ma poi ci muoiono purtroppo, quindi, che però non solo sviluppano una loro saggezza nei confronti della storia con la S maiuscola, vivendo una storia minore, diciamo così, spesso nel chiuso delle mura domestiche, ma anche portano avanti la vita, che non è una cosa meno rivoluzionaria che andare a combattere fuori nelle piazze. Cioè la cosa molto interessante che emerge è come le donne continuino a fare un lavoro che è quello della cura, della manutenzione della vita, che è il lavoro imprescindibile, senza il quale appunto non esisteremmo, e anche di ricucitura dopo le guerre, dopo le rivoluzioni. Qualche anno fa io incontrai una partigiana bolognese che mi disse, che mi spiegò appunto il ruolo delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi disse: ma gli uomini erano tutti al fronte, nelle città non c'era più nessuno, e noi per la prima volta abbiamo preso in mano le cose, abbiamo capito che potevamo farle funzionare molto meglio anche senza gli uomini. E questo è un sapere che viene maturato da chi appunto però viene lasciato di lato, vero? Ma il fatto che viene lasciato di lato, che conosciamo tutti, sappiamo che le donne sono state lasciate di lato, ma non vuol dire che non hanno avuto una tradizione, una cultura, una sapienza, un'intelligenza gigantesche. Cioè non è che un lavoro perché non veniva considerato socialmente, non era, era non solo fondamentale come dici te, ma che produceva una cultura straordinaria. Io questo racconto la genialità e la grandezza di queste donne. Vi cito una cosa che poi fa parte di quella dopo, della storia di Elda, però che cito nelle presentazioni perché è commoventissima. Ovviamente le donne hanno fatto la resistenza, l'hanno fatta sia come staffette che come combattenti, però c'è sempre qualcosa di diverso, e questo fa capire il punto di vista. Per esempio nei meraviglioso libro di Ada Gobetti, lei racconta un fatto che è meraviglioso, cioè lei sa che sono state fatte una rappresaglia, che i partigiani sono tutti allineati morti su una strada, appesi a
ai lampioni, alle... e lei è distrutta, tra l'altro c'ha il suo figlio anche Kelly, decide che non può resistere, esce di notte a rischio della morte con un piccolo mazzo di fiori, va sotto uno di quei ragazzi, gli accarezza il piede nudo e gli lascia i fiori. Cosa serve questo gesto? Uno può dire sei pazza, no, sei donna, nel senso che porti e fai un gesto che prolunga la tua umanità anche per dopo. Cioè, in realtà quello che dico è che non è soltanto che hanno retto nel momento la vita, perché facevano, continuavano, ma hanno retto il senso dell'umano. E qual è l'atto rivoluzionario, che secondo me non è stato ancora compiuto, la rivoluzione di cui parlavamo, è che questo modo di vedere la vita, questo modo di sapiente, saggio, ma anche intelligentissimo, culturale, non è ancora nato veramente al mondo, cioè non c'è ancora. E d'altronde Antigone sappiamo benissimo la fine che fa per aver voluto dar sepoltura al fratello. Esattamente, esattamente, perché lei si lì poi è estremizzato meravigliosamente, per cui lei vuole seppellire il fratello contro il fatto che lo Stato ha deciso che non lo deve fare. E quello è un punto di vista che secondo me veramente ci pone, come sulla rivoluzione russa, ma poi come l'altro che, di cui parliamo adesso, che è quello l'unico in cui il personaggio è veramente esistito, ci fa capire della grande storia una cosa in più. Non è soltanto che è lì, che sta da, è importante che sta da un lato, no. Quando noi che oggi siamo più libere di loro, di raccontare comunque sicuramente più libere, le riportiamo al centro, facciamo questa operazione rivoluzionaria, cioè di dire non è che servivano perché allevavano il bambino, no, servivano perché allevavano l'idea del bambino in tutti. Sì, questa è una cosa molto, molto vera. E tra l'altro, se mi permetti, io vorrei leggere una pagina, poi passiamo appunto a Elda, una pagina che è ancora nella parte di Sofia, in cui tu racconti insomma un pezzo della tua vita e fai una riflessione secondo me molto bella sulla maternità e anche su come la maternità sia un po' bistrattata per certi aspetti, no? Moltissimo. Io ve lo leggo perché penso che valga veramente la pena. Ma è un sogno invincibile coltivato dalle ragazze per secoli, espresso compiutamente nei personaggi femminili costruiti dal grande scrittore russo che pure nella vita privata era misogino, cioè Tolstoi. I suoi romanzi, così amati nella mia famiglia, colpevoli di aver prodotto in me un desiderio impetuoso, troppo precoce e fuori tempo, come la finta aspirazione alla rivoluzione dei miei anni. La palpitante attesa di un letto in cui prima si ama un uomo e dove poi si appoggia tra i due il neonato. Non è un sogno cristiano, assolutamente no, è un desiderio umano, laico, culturale e carnale, anche se da lì nasce la segregazione del genere femminile nella storia. Dirlo, combatterla, non estingue quell'amore che travalica le classi sociali, si trasforma e risorge come un'incompresa salvezza individuale e collettiva. Una salvezza trattata male nella storia, ma non per questo meno capitale per tutti. Se Anna e Sofia fossero entrate nel periodo storico che era loro capitato, senza quel bagaglio, senza la cura minima e intelligente dei loro bambini, lavare i loro panni, nutrirli, alitare un po' di calore sui loro corpi nelle gelide mattine di quell'inverno, guardarli e farsi guardare, parlargli, cantare mentre si addormentano, non ci sarebbe stata nessuna altra voce da quella nelle strade, nelle piazze, nelle assemblee e neanche la felicità per il singolo nato e il dolore per quello morto, per il prezzo pagato alle idee nuove come la rivoluzione e a quelle vecchie come la guerra. A tanti anni di distanza dalla loro esperienza ricavo questo: la loro forza è la mia, anacronistica ma ancora potente, nascosta e sottovalutata, e la mia libertà di oggi non può essere completa se viene cancellata.
Io trovo questa pagina molto bella perché mette insieme da una parte tutta la volontà di emancipazione che hanno avuto le donne rispetto a un destino biologico, fare figli, e dall'altra però anche la rivendicazione come fare figli sia una cosa molto bella e molto importante e fondamentale per l'umanità. Beh, sì, è come se dicessimo, cercando di essere concreti, che siccome la guerra è una cosa detestabile, non possiamo più scriverne. Beh, la guerra l'abbiamo scritta, tanti scrivono appunto Tolstoi, e noi abbiamo una materia gigantesca, che è la materia che è stata delle nostre vite per millenni. E dunque noi abbiamo materie, e il fatto che appunto da lì derivava la ragione per cui non partecipavamo alla società, non vuol dire che non debba diventare eroica e comune e creativa per tutti. Sì, tra l'altro su questo tema negli ultimi 20 anni sono usciti tantissimi libri di donne che raccontano appunto la maternità, il parto, la crescita dei figli come un'impresa epica, e lo è, perché è un'epica che appunto non va nelle piazze, si vive in genere nel chiuso delle case, ma di fatto è, come dire, è un mondo che rispecchia, è un piccolo mondo che rispecchia il grande mondo. Sì, e il fatto di riportarlo e dire che è un grande mondo rovescia il grande mondo, perché ci fa capire che tanti valori, tante cose, e lo vediamo con la guerra oggi, anzi lo vediamo con la più grande rivoluzione, forse la prima rivoluzione delle donne, che è quella dell'Iran, che lo stanno conducendo in un modo che non è quello maschile, è molto diverso, perché intanto non hanno armi, non sono violente, stanno facendo una cosa che è capitale. Dunque vuol dire che proprio le donne portano la loro essenza, che è differente in ogni momento, ma anche in quelli rivoluzionari, e che se non vengono guardate, se queste esistenze non vengono raccontate, perché poi io lavoro, le racconto, faccio questo, non capiamo, quel periodo non è compreso fino in fondo. Infatti è importante anche ricostruire le biografie, ed è quello che tu fai anche nei confronti di una, forse quella che è la figura storica più concreta all'interno del romanzo, che è Elda Turchetti, nota come Livia, partigiana Livia, sulla quale poi è stato scritto e detto un fiume di parole, perché è una figura controversa, ma nasce anche in un territorio molto controverso, perché appunto è il Friuli, che per metà era sloveno, che poi è stato occupato, che poi è stato liberato, che poi è stato rioccupato dai tedeschi. Insomma, raccontaci un po' la storia di Elda, perché è una storia davvero tragica, ma anche bellissima, molto bella, veramente bellissima. Diciamo che Elda è stata usata. Di lei, della sua vita privata, si conosce niente. Io ho letto di tutto, tutti i processi, qualsiasi cosa. Non si conosce niente, dunque ci sono delle tappe solo. E io dunque ho lavorato di romanzo la storia tra queste tappe, che erano obbligate. Però è interessante, perché io ho immaginato la sua vita. Lei appunto è una giovanissima ragazza, poverissima, figlia di una madre senza marito, con un fratellino, va a lavorare in fabbrica a 15 anni, 16 anni, e comincia ad essere, ed è ragazza, ingenua totale, perché è nata nel fascismo e non ha conosciuto, non sa cos'è votare, come molte ragazze, donne, non sa nulla, e dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio, comincia a vedere quello che accade. Lei avrebbe il desiderio, come tutte le ragazze, di avere un bel vestito e di andare a ballare, diciamo, però desiderio che prima di tutto non può avere perché non ha una lira, e poi perché non è il momento, però fra di tutto sempre per poterlo fare. E comincia con i suoi occhi a vedere queste forze in campo, e cioè quello che hai detto, cioè gli sloveni, la Jugoslavia di Tito e il Partito Comunista Italiano, che appoggiava la rivendicazione di gran parte dall'est dell'Isonzo, voleva essere jugoslavo, diciamo, e invece le brigate verdi, le brigate Osoppo, tra cui in questa storia c'è lo zio di De Gregori anche, che muore, anche il fratello giovane di Pasolini, per cui una storia pazzesca, che non lo vogliono, dunque non ci vanno ad arruolarsi con gli sloveni. Questa è la storia che noi sappiamo, ma lei, ricostruita dai suoi occhi, quello che fa, quello che capisce, i tentennamenti che ha, non capisce, comincia a diventare, ora
non siamo come l'8 settembre, questo come raccontava mio padre, non sai più di chi sei alleato e di chi sei contro, no? Come dice Sordi, i tedeschi ci sparano contro, no? Non si capisce niente. Dunque questa situazione vista da lei, che non ha assolutamente idea di niente, ci rivela un sacco di cose. Ci rivela un sacco di cose, perché ci rivela la frattura, due popoli, in Italia due popoli, anche nella stessa parte, uno contro l'altro in realtà. E dunque lei, ricostruendo questi attraverso i suoi occhi, racconta la sua storia fino all'epilogo tragico che si conosce, e però lei è stata usata. Cioè, questa è la cosa che ne ho dedotto, ma che i processi dicono, cosa che, per dire, almeno a sinistra non è stata detta mai. Cioè, lei è stata usata, è stata mandata lì per poter poi fare quello che hanno fatto. E la cosa incredibile è che l'Eosop, questi pochi che sono rimasti su questa montagna, perché è il momento più terribile, un anno prima della fine della guerra, un inverno freddissimo, e c'è il comandante De Gregoria, proprio lui, e anche il fratello di Pasolini, con tutto questo gruppo di giovani, sono rimasti lì in pochi, che gli fanno un processo perché lei l'hanno accusata di essere una spia. Fanno un'indagine su di lei, non scoprono niente, la rivalutano, le danno un nome di battaglia, e lei per la prima volta nella sua vita si sente che fa parte di una cosa, che è italiana. Cioè, che fa parte di una cosa, ha capito, e questo dura molto poco, qualche giorno. Però anche lei, come tutte le protagoniste di questi racconti, ha un'amica, che è una sorella, che è un doppio, che è un'altra lei stessa, no? E questo è un altro tema, secondo me, molto bello, quello della solidarietà femminile, no? Che emerge, cioè delle figure che ti stanno accanto, che sono un'altra parte di te e che ti aiutano anche a crescere. Questa amica è slovena, è Ana, e anche attraverso l'amica che lei capisce delle cose, peraltro sentendosi rifiutata, perché tu racconti anche molto bene l'episodio in cui va a pranzo dalla famiglia, no? Sì, no, e l'amicizia conta in due racconti, nel primo quello che abbiamo raccontato, in questo, perché Ana, che poi andrà a combattere con i resistenti di Tito, giustamente, perché lei è slovena e ha subito tutta la violenza dei fascisti quando hanno occupato la Jugoslavia, hanno fatto qualsiasi cosa. Dunque tutta una catena di cose che crea cose una dietro l'altra. E loro due sono amiche fino al momento in cui si devono separare perché Ana va via. Però c'è questa sensazione per lei, che non ha mai avuto vere amiche, questa amica è preziosissima, infatti quando parte lei si sente solissima, perché quell'altra è più cosciente, è più veloce, appartiene a una grande famiglia, la porta lì, questo pranzo in cui non c'è niente da mangiare, ma insomma diciamo stanno lì con tutta la famiglia, lei, tu senti che ci sono tutte queste desideri di vita in un contesto che non li comprende, però che ci sono e ci sono state, e le due quando fanno quella passeggiata insieme, lei dice, ecco, in quel momento là con lei, quando stai nella situazione tragica in cui sarà, posso dire che sono stata felice in quel momento là. Sì, quello è un punto molto bello, ma così come è anche molto bello scoprire nel racconto di Elda i momenti in cui lei vuole essere allegra. Giustamente tu le hai attribuito questo desiderio, la volontà di andare a ballare, no? Perché noi immaginiamo che la gente in guerra poi smetta di vivere, e no, questa è la cosa. Nel suo caso il punto di vista, diciamo, trasversale su questa tragedia che avviene lì, e poi sul momento fondamentale per noi, perché è la nascita di una nuova Italia, per cui diciamo è la fine di un... Lei ha detto le istanze come la Gobetti, che è morta ai fiori, perché li porta? Perché bisogna essere come siamo noi anche in quei momenti là. Dunque lei, quando anche va alla festa della zona libera in cui balla, si porta dietro le scarpette che le hanno prestato. E in questo c'è la salvezza dalla guerra, in questo sentimento c'è la salvezza dalla violenza. Solo che siccome non è stato mai il punto di vista fondamentale, non ha contato,
ma se noi lo riportiamo al centro conta moltissimo. Conta moltissimo, sì, anche perché se poi uno va a leggere le cronache, no, delle, cosa succede dopo il 43, no? Sono state le donne a mettere in salvo moltissimi soldati che venivano dispersi, sono state loro a dargli asilo, a dargli vestiti, a dargli da mangiare, questi che un esercito disperso, e questa non è una cosa da poco fra le altre. È la cosa fondamentale, però ripeto, se detto questo, cioè lo sappiamo, no? Eppure non lo sappiamo, perché siccome continuiamo a raccontare la storia in quel modo, non ha, è come se fosse sempre una parte minore. E invece io ho cercato, attraverso la narrazione, mettendo loro al centro, diciamo, al centro, intorno c'hanno personaggi molto più conosciuti, diciamo, e loro sono al centro, di guardarla con altri occhi. E credo che quella sia la cosa un po' che lega tutte loro e che a me ha mosso nella necessità. Io stessa nella mia vita, scusate, io stessa nella mia vita ho avuto dei momenti in cui, siccome ero stata educata libera, avevo una cultura e avevo studiato, mi sentivo che ancora però io non c'avevo un posto. Io sempre ho avuto quest'idea delle doppie valigie, cioè che le donne hanno la valigia della cultura, che è quella dei padri, che hanno studiato a scuola, sono state spesso anche bravissime, e poi hanno la valigia chiusa, senza parole, delle madri, di tutte queste donne. Ecco, se vogliamo, io ho aperto quella valigia là. Ho aperto quella valigia e ho detto: cosa c'è dentro? Dentro ci sono tante, cose, e ci sono anche tante cose non dette, e queste cose non dette vengono fuori, secondo me, molto bene nell'ultimo racconto, che è di una ragazza più vicina a noi, insomma, più vicina alla nostra generazione, che è ragazzina, possiamo dirlo, sì, poco più che ragazzina, nella Swing in London degli anni 60, quindi vive questo momento, di nuovo una rivoluzione, di nuovo un cambiamento, quello è il momento della cosiddetta rivoluzione sessuale, e lei partecipa di una grande illusione. Qual è questa illusione? Ma lì è stato più complicato scriverlo, perché sono anni che mi sono abbastanza vicini, anche se la protagonista è un poco più grande di me, e quella è quella meravigliosa epoca che ha fatto tutta la musica che ancora ascoltiamo, che ha prodotto una frattura rispetto ai genitori in Inghilterra, ma dappertutto i loro genitori avevano fatto la guerra. Dunque è proprio una generazione che ha detto: noi vogliamo essere diversi da voi, noi ci vogliamo vestire in un altro modo, vogliamo fare l'amore in un altro modo, vogliamo fare delle canzoni diverse, tutto diverso, perché voi siete quella generazione che ha fatto quella roba. C'era dietro anche la guerra, perché la guerra è sempre vicina alle rivoluzioni e anche a questa. E questa ragazzetta giovane, si chiama Sheila, se ne va a Londra perché non vuole studiare. Lei adora vestirsi, gli piacciono le minigonne, si trucca, è un senso estetico fantastico, e va a Londra per fare la vita libera, che in quegli anni succedeva di tutto, cioè facevano qualsiasi cosa, vabbè, Biba, Carnaby Street, ma poi tutte le cose che erano intorno, anche i poeti, l'underground e tutto. E dunque lei comincia a fare questa vita e conosce, in una serata un po' particolare in cui gira già un po' di droga, quello che diventerà il più famoso cantante rock del momento, e lascio che ognuno immagini chi voglia, io ne avevo uno in mente, e lei comincia a stare dietro, lui comincia a guadagnare tanto, vanno a vivere, vivono tutti insieme prima, e lei si sente investita del talento di lui, cioè gli compra i vestiti, fa tutte queste cose collaterali. Quella era un'epoca in cui le ragazzine svenivano e urlavano quando cantavano il Rolling Stones o i Beatles, e ci si chiede perché, io mi chiedo perché nel libro, che cos'è questa cosa? E lei lo segue in tutto, lui è geloso anche, dice, va in tournée in America, per cui è tutto, finché succede che lui se ne va da lei perché ha conosciuto un'altra. Allora tutta quest'idea che il suo talento era anche su di lei, semplicemente non è vero, nel senso che era il suo talento e lei è stata al servizio del suo talento,
tutto il racconto rimette insieme il problema delle muse, cioè le muse, dice, io ho ispirato tutte le sue canzoni. Se volete sapere la mia vita, andate a guardare le parole delle sue canzoni, dice, a un certo punto è tutto scritto là. Cosa rimane a lei? Le rimane una cosa che succede, che è accaduta a 250.000 ragazze in quel momento e che sembra di tornare a lei indietro nel Medioevo dopo essere stata in questa rivoluzione. Però anche là, quella più vicina a noi, quella libertà che in fondo si cerca in tutte le epoche rivoluzionarie non era compiuta, perché questa parte continua a mancare. A questo proposito io mi ero segnata e volevo leggere i versi di una poesia che forse conoscete, di Philip Larkin, che è un grandissimo poeta inglese nato nel 1922, che quindi è cresciuto in questa cultura anche molto repressiva da un punto di vista sessuale, e che negli anni 60 scrive questa poesia che si chiama High Windows, Alte Finestre, e dice: quando vedo una coppia di ragazzi e immagino che lui se la scopa e che lei prende la pillola e porta il diaframma, so che questo è il paradiso che ogni vecchio ha sognato per tutta la vita. Cioè che lui aveva sognato per tutta la vita, no? Ma loro sognavano questo, solo che la pillola non c'era, non si poteva dare a tutti, perché poi questa è la storia che tu racconti, esatto, la potevano avere solo donne sposate. Però non è solo questo, è che questi cantanti chiamavano in inglese le donne pollastrelle, cioè è detto tutto, cioè questi enormi cantanti stupendi che ascoltiamo avevano una considerazione delle loro, insomma, Mick Jagger dice che lui ha fatto il rock per scoparsi le ragazze, si capisce, infatti è vero, non c'è, se vogliamo nel modo in cui lo dice non sente niente di male, ma se sei una di queste ragazze e se io comincio a raccontare la vita di una di queste ragazze e il mondo si capovolge completamente, ecco lì. Nel caso della Londra degli anni 60 è ancora più evidente, perché è vicina a noi e perché quel periodo ci sta nel cuore anche. Sì, e poi anche perché mostra ancora una volta una grande asimmetria nella liberazione, cosiddetta liberazione sessuale, cioè che comunque per i maschi continuava a non essere un problema rimanere incinta, per le donne sì, e soprattutto quando non c'erano mezzi di contraccezione. Quindi la tua protagonista, questa ragazza chiamata Sheila, da una parte vuole essere libera, appunto libera di far l'amore con chi le pare, di sperimentare eccetera eccetera, dall'altra però non ha protezioni e non ha nemmeno protezioni all'interno della sua famiglia. No, perché la famiglia, essendo poi ancora quella famiglia uscita dalla guerra, non l'accoglie mai. Però la sua consapevolezza alla fine, quando fa quella lettera, che non diciamo a chi è fortissima. È fortissima nella sua esperienza, anche un'esperienza così tragica, ma non è tragica, sì, è una perdita terribile, però in realtà è grandissima nell'aver capito come si chiama questa quarta parte, si chiama Il malinteso, come la canzone Misunderstanding, la canzone di Marianne Faithfull. Anche lei con l'età ha capito il malinteso. È un grande malinteso, cioè nel senso che la libertà era tutta da una parte e non era la nostra. Qualche volta ci lambisce perché abbiamo conquistato tante cose lì, però c'era una parte che non comprendeva, questa ragazza Sheila non la comprendeva. Lei lo capisce questo? Sì, no, lei lo capisce. È paradossale come questo racconto, che è appunto ambientato più di 50 anni fa, però risuoni molto anche nell'oggi, perché se ci pensiamo, insomma, in un paese come negli Stati Uniti, appunto il diritto all'aborto è stato contestato, in Italia comunque serpeggiano discorsi non così limpidi, appunto, sulla legge che consente l'aborto alle donne, e nello stesso momento non c'è né una vera educazione sessuale nelle scuole, né forme vere di protezione. A me ha molto colpito un video che avrete visto tutti perché è diventato virale sui social,
di qualche giorno fa, quando molte ragazzine protestavano in piazza Roma perché fondamentalmente non hanno accesso alla pillola o alla pillola del giorno dopo, insomma non hanno mezzi di protezione. E anche, vabbè, la risposta che lì per lì ha dato una politica italiana. Lì si è vista, credo, veramente la spaccatura fra il mondo della politica e le persone, e queste ragazze, queste giovani donne, che magari erano aggressive nelle modalità, che magari sbagliavano a dire te ne devi andare da una piazza. Io credo che dalle piazze non è giusto cacciare la gente, si dovrebbe cercare di parlare. E però avevano delle ragioni, hanno delle ragioni fondamentali, e siamo ancora a parlare di quelle nel 2022. Ma è vero questo, però c'è un'altra cosa che, un po' come Sofia, un po' come lei, lei lo voleva il bambino. Le tue protagoniste vogliono i figli, e questa è una cosa anche interessante. Però il problema oggi, a parte il fatto che tutto quello che dici te sono diritti che abbiamo conquistato, e chiunque ce li toglie andiamo in piazza domani, però questo è evidente. Infatti secondo me non li toccherà perché ha paura della reazione, però comunque se li tocca siamo qua. Il problema è l'altra faccia, e cioè questa libertà incondizionata che non ha dentro la responsabilità e la relazione con l'altro, in questo caso un bambino, e c'è una parte che non è libertà, che non è libertà, ok? Libertà soltanto per chi queste relazioni non le sente, non le ha coltivate o non era il suo ruolo. Ma infatti io ho apprezzato molto la problematicità con cui tu affronti questo tema, che peraltro è anche molto dibattuto, ha creato anche molte divisioni anche all'interno degli stessi movimenti femministi. Insomma, non è che tutte le donne la pensano alla stessa maniera, e questo è anche giusto, perché ognuna poi ha la propria esperienza. Sulla questione dei diritti però credo che veramente lì si debba comunque tenere la barra dritta. Sì, certo, ma quello, diciamo, è la cosa paradossalmente più chiara e dunque ripetuta. L'altra parte che per me è nel racconto, cioè nella forza della situazione, io, e solo la letteratura può fare questo, non c'è nessun'altra cosa che può raccontare in questo modo il fatto che qualcosa che ti capita, che tu non hai voluto, però che ci sei dentro, è un'esperienza fondamentale. Che non è soltanto il fatto di avere un diritto, ma anche il fatto di sperimentare differenza, cioè differenze. Lei, dal suo corpo, poteva fare un'altra cosa, che non era contemplata né allora né durante la rivoluzione russa, e che non è contemplata, secondo me, ancora, e che cambia la vita. Io quello che ho potuto fare col romanzo è dare vita e carne a questi personaggi che sono commoventi. L'ultima, secondo me, è la più commovente di tutte, perché rivendichiamo il fatto che fanno parte del nostro albero genealogico, che loro hanno formato come noi siamo, ma non soltanto le donne, tutti gli uomini anche, cioè quella parte della esperienza e della vita di queste donne ha creato come siamo tutti. No, sono assolutamente d'accordo su questo, e credo che sia uno degli aspetti anche più importanti di questo libro, cioè il fatto che all'interno di tutte queste vite ci sia, come dire, una volontà di trasmissione della vita, che forse è l'atto più rivoluzionario, no, che si possa fare. Tu a un certo punto dici, forse sono megalomane perché piazzo sempre i miei protagonisti di fianco a delle grandi rivoluzioni, dei grandi momenti. E poi ricordi un altro tuo romanzo, Lucy, appunto, in cui immaginavi la storia di questa ominide donna. Tra l'altro, il fatto che si dica ominide, non esista la parola al femminile, mi ha sempre... Quello è tutto una cosa... Però Lucy era uno scheletro di donna ominide, però si chiama ominide, però è una donna. Bene, ma infatti quella è la cosa,
Quella è la cosa interessante. Immaginare la vita di Lucy, ce ne vuole. Lucy, sì, sono forse megalomane, però sono molto interessata a ricostruire anche lì questo rapporto tra l'oggi e le nostre storie, il passato e la storia, però anche la vita nostra che dipende così tanto da queste storie che sono nascoste, come dicevamo, che sono coperte. E dunque penso che attraverso la letteratura, se riesce a dargli vita, noi sentiamo che queste cose qua ci appartengono. In questa appartenenza tutto nasceva da un vuoto e da un'amnesia. Io sono in compagnia prima di tutto e so che i miei sentimenti, quelli che sono ora, ma anche quelli dei miei compagni o delle mie amiche o tutte, hanno un'origine e sono radicate in questi momenti, e che rivelarli gli dà una forza in più, a loro e al mondo, secondo me. Certo, sì. Infatti è un romanzo in cui il rapporto con la storia è anche tanto, entra tanto nella tessitura proprio del racconto. Riguardo a questo, infatti, io ti volevo chiedere quanto e come hai lavorato, perché la mia impressione è che ci sia tanta ricerca storica. Per quello è durato 4 anni, perché ogni volta che io affrontavo, a parte che seguivano queste amnesie incredibilmente, sembra un fatto soprannaturale, ma giuro che è avvenuto, dovevo lavorare, oltre che alla storia in 6 mesi, a ricordare tutti i fatti, perché comunque sono complicatissimi, soprattutto nel caso della rivoluzione russa e di quella della resistenza, in quella zona lì è micidiale. Ma dovevo lavorare alla vita di tutti i giorni di loro, cioè dove erano i posti, sono andata a vederli, come si erano svolti i fatti, in quell'anno, in quel mese c'erano stati i bombardamenti a Padova, vai nella cosa dell'Ampi a vedere tutti i bombardamenti per vedere se puoi parlarne, vedi dove stava, a un certo punto va a lavorare in una lavanderia, allora identifichi la lavanderia dove poteva essere, cioè ho cercato di avvicinarmi come se facessi un viaggio col microscopio sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a sentirle quasi muovere. E in tutto questo succedeva, e questo è l'altro tema del libro, che mi hanno rovinato la vita privata, perché tutto il lavoro intorno a queste cose mi ha talmente preso che delle volte non riuscivo, non so cosa capita a te, ma non riesci a essere nella tua vita reale. Però appunto questo introduce un altro tema, che è quello del rapporto che c'è fra la storia e l'immaginazione, che è molto presente in questo libro, cioè come queste due forze lavorino. Sì, è molto misterioso anche quello, credo che lo racconto un po' nel libro, come vengono fuori. Per esempio, in Elda ho sentito che c'era questa cappella nel Friuli, vado alla ricerca di questa cappella e trovo la cappella, effettivamente. E questa cappella è di una Santa Teresina che, guarda caso, gli è apparsa la Madonna, e l'apparizione avviene l'8 settembre della fine dell'Ottocento, e quello che accadeva a lei era l'8 settembre. Allora mi sono detta, no, questa, io devo seguire questa cosa. E avvengono delle cose che prima ti sembra che stai seguendo un'immaginazione, poi vai a verificare ed è esattamente quello che è avvenuto, ma anche in Lucy, che poi ovviamente sia questo libro che Lucy, questo è stato rivisto, hanno visto degli storici, ma non hanno trovato quasi niente, delle cose minime, perché non perché io fossi particolarmente preparata, lo ero anche, ma non è questo, è che c'è una cosa strana che avviene, una specie di cortocircuito tra immaginazione e realtà, per cui sbagliano chi pensa che il romanzo è non verità e allora vi leggo un bel saggio che è vero. No, certe volte il saggio, che poi cambiano in continuamente le verità storiche, può essere meno vero di un libro che parla dello stesso periodo, di un romanzo. Questo è verissimo, esistono dei romanzi storici che restituiscono molto meglio di un saggio un'epoca, un momento, un personaggio, questo è assolutamente vero. Mentre parlavi mi veniva in mente che
c'è un grandissimo studioso psicanalista, Jung, che ha studiato questa cosa che tu dicevi, cioè il fatto che a volte noi conosciamo cose prima che accadano, prima di ritrovarle, no? E c'è un libricino pubblicato una quindicina d'anni fa, ripubblicato da Bollati Boringhieri, che si chiama La sincronicità, che parla proprio di questo e fa tantissimi casi di suoi pazienti, ma anche casi rinvenuti nella letteratura, nella storia, di appunto di quando noi ci mettiamo in ascolto, in realtà arriviamo alle cose. Però non ci crediamo, ma questo fa parte anche della vita nostra di tutti i giorni, eh? Non è solo la letteratura, molte volte non pensando ci troviamo la soluzione e molte volte, perché non è che non ci pensiamo, ci ragioniamo in un altro modo e in un modo che mette in campo la creatività di ognuno, cioè il fatto che il cervello associa altre cose varie e vai là. Banalmente dicevano sempre quando a scuola non riuscivi a fare un problema, dormici su, no? Che l'indomani, vabbè, sono questi luoghi comuni, però è anche vero, cioè se lasci andare le cose, poi si mettono insieme. E Jung sì, dice questa cosa parlando, lì poi c'è tutto il fatto dell'inconscio, però c'è l'idea che segui quella strada là, perché certe volte arrivi alla verità, a una verità più velocemente, anche qualche volta più vera. Sì, no, è che poi nella vita di ognuno ci sono tanti segni che appaiono e significano. Più sta nel coglierli, cioè nel vedere, nel saperli vedere, no? nel saperli collegare, così come tu hai collegato quattro vite apparentemente lontanissime l'una fra l'altra. Sì, ma in realtà è questo il fatto, non sono legate perché dietro, finendo l'ultima, capisci tutto il processo che le accomuna, ecco, questo è quello che io ne sentivo necessario. Collegarle a così lontananza di tempo, e io pure così lontana da loro, siamo tutte legate da questo. Io ringrazio tantissimo. Grazie mille. Cristina Comencini, se ci sono domande, credo che la nostra autrice sia a vostra disposizione, per chi ha letto il libro, per chi non l'ha letto, insomma. Non è obbligatorio. No, non sentitevi come un'interrogazione a scuola. E in ogni caso, poi, insomma, per chi vuole avere una copia firmata, approfittiamo. Grazie davvero.